E buon pomeriggio amici di Bigliar Channel, ancora collegati dal circolo 14 febbraio di Ancona per proporvi lo spareggio playoff per accedere alle semifinali del campionato italiano Master Boccette per la stagione 2021-2022. Al centro l'arbitro dell'incontro, che è il signor Sergio Ricci, e dalla parte sinistra del teleschermo Alessandro Naderi e Angelo Corbetta, che si contenderanno appunto l'ultimo ingresso nei magnifici 4. La nostra squadra al completo, in regia Fabian Art, le riprese soggettive Tom Ruban. Invece cambia il commento tecnico perché Loris De Cesari mi ha abbandonato per prendere posto in Rai accanto ad Enrico Cattaneo, e accanto a me invece c'è Simone Cardelli, che è il presidente provinciale di Macerata. Buon pomeriggio Simone. Buon pomeriggio a voi, bentrovati. Che dire, sicuramente una bellissima manifestazione, parliamone un po'. Al lato di questa, di questo gran finale del campionato italiano, si svolge anche un'altra gara. Parlaci un po' di questa gara, Simone. Sì, allora, abbiamo organizzato qui ad Ancona, in collaborazione con col Circolo 14 febbraio e con il Comitato Regionale Marche, l'ultima tappa dei master boccette, con la pool finale per l'assegnazione del titolo, e al latere c'è anche la pool di recupero per stabilire le tre persone, i tre atleti che accederanno alla categoria master nella prossima stagione. Quindi adesso inizieranno le 15, quindi fra poco le 24 partite che determineranno i tre nuovi master per la prossima stagione. Intanto andiamo a seguire le fasi di gioco, perché c'è un super tiro di sì. Corbetta, che realizza 16 punti con questo 3 sponde di calcio, che si sommano già agli 8 punti che aveva realizzato nella bocciata di apertura. Che dire? È chiaro con la sala impostazione della sua partita. Angelo va sempre cercando il massimo nel gioco, molto spesso lo trova perché un grandissimo colpitore, molto molto preciso. Tra l'altro chiaramente patisce subito questa conclusione il suo avversario Alessandro Naderi, che su un calcio di candela non riesce a toccare il pallino, ma addirittura regala altri 4 punti a un altro tentativo. È la sua terza boccetta. Dicevamo, Angelo Corbetta ha fatto dei colpi straordinari anche nella partita precedente. Intanto bella risposta di Naderi con questa candela da 12 punti. Segna la sua presenza, se ci sono anch'io. E chiaramente ti chiedo un pronostico di questo spareggio playoff, anche se già un pronostico si gioca 2 su 3, chiaramente non è previsto il pareggio come era previsto nelle altre fasi di gioco. Che dici? Dopo questo tiro ti dico che forse è tutto... Corbetta, no, l'avevi detto poco fa, è un attaccante, ma tutto quello che aveva fatto di buono in un solo tiro, quindi ha preso un treno in corsa, perché ha bevuto 20 punti addirittura. Dove questa c'è candela. Il filotto, ma la sua non è riuscito a stoppare la sua, o comunque sia dargli molto colpo, tanto a portarla fuori dal castello, e quindi beve quel birillo che gli fa perdere i 20 punti. Mi immagino Loris come ci sia rimasto male. Si è attaccato al microfono. Che dici? Dai, ora invece è in equilibrio, quindi è un... Ma è una partita anomala, perché Corbetta è un attaccante puro a tutti i sensi. L'abbiamo visto. Naderi invece è molto molto più conservatore da punta e bocciata. Angelo anche adesso non è che lascia... molto spazio a fraintendimenti. Io dico Naderi, ma di fatto è molto molto sulla parità secondo me questa partita, questo incontro, con due tipologie di gioco differenti, ma si giocherà credo sul filo del rasoio. Qui Naderi ha già acquisito il punto, vediamo se cercherà. Difficile realizzare se non per quella palla in alto nell'angolino. Potrebbe trovare un appoggio anche nella rossa. Sì, quindi uno striscio di calcio, come si suol dire in gergo del biliardo di stecca, uno scatolino. Esatto, magari nel nostro mondo è così. Conservatore com'è, va lì a cercare un altro punto, non so se un'altra miglia vicino al pallino. Quindi segna le due biglie, 3 punti.
tre punti e si conquista anche il diritto alla bocciata. Certo, la prima mano è successo veramente di tutto, L'unica cosa che magari avrei fatto è aver cercato quel calcio lì anche per andare a tirare e a bocciare per il set, cosa che adesso lui non potrà mai fare perché 15 non li ha a disposizione. Però ovviamente adesso imposterà il suo gioco alla sponda, credo, almeno credo. Sì, tende molto a giocare sulla sponda corta, chiaramente all'altezza del primo diamante della corta. Esattamente. Anche perché sa delle qualità del gioco di Corbetta, che si è un attaccante. Bene, anche perché giocano insieme in squadra il campionato a squadre in Emilia Romagna. Ah. Alessandro ne fa di chilometri per il biliardo, la passione lo spinge ad andare, ci ho parlato di diverse volte negli ultimi periodi, si è preso un po' di pausa anche in Umbria, anche nelle Marche a volte, pur di andare a giocare nel campionato, diciamo, di vertice in Emilia Romagna. Sono compagni della squadra del Taverna Verde a Forlì. Conquista, no, oggi il non punto. Conta più nulla. Oggi sì, sì, assolutamente sì. Però chiaramente conosce benissimo le qualità di Corbetta. Si conoscono entrambi per le caratteristiche che hanno. Ma cercare lo spazio, arrivandoci da tre sponde tra la biglia bianca. Un po' stretto. Il pallino. O largo in gergo. No, stiamo sulle boccette. Questa era stretta, per le boccette era stretta. Per la stecca era larga, ma per le boccette era stretta. Forse è sbagliata, a prescindere. Non ha conquistato il punto, o perlomeno c'è non qualche dubbio. L'aiuto dell'arbitro, adesso arriverà. Il signor Ricci va a valutare prima di colpo d'occhio e poi dopo chiaramente si affida alla misurazione. Ma secondo me è bianca, però. Dalla vista zenitale sì, bianca infatti. Bianco, quindi non riesce a ricavare il punto, però è messa dritta. Non aveva già la biglia di vantaggio, già impostata per il calcio. Altro. No, non credo che ha quel piccolo spazio. C'è quel piccolo spazio fra le due che permetterebbe un po' di correzione. Forse lo tenta. Esatto. Vabbè. Realizza 8 punti. Alla fine è stato un affare non aver fatto il punto per Naderi, perché ha avuto l'opportunità di realizzare questi 8 punti che lo proiettano a 47, meno 3. Quindi deve fare qualcosa di speciale. Da molto vicino il traguardo, è vero. Di sicuro deve prendere il punto Corbetta, perché non può concedere una bocciata all'avversario. Ha 2 boccette di vantaggio. Angelo sta cercando di verificare se quelle due rosse sono indirizzate verso il castello, cioè perlomeno quella che sta di sotto. E da attaccante le guarda tutte ovviamente. Certo, quindi credo che vada veloce sulla corta. Lo sfaccio. La seconda rossa. Ma attenzione, male, ma rovinosamente va dentro con la sua e concede. Subito il primo set, un set velocissimo, se non vado errato in due mani. Ha bocciato un pallino Angelo Acchitto e un boccino Alessandro. Quindi in due mani, velocissimo questo primo set. Diciamo che mezzo set l'ha regalato Angelo tra un 20 e un 4 bevuti. Dopo aver fatto un 16. Esatto. Pubblicità per noi. This championship is being played with the new Aramath tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramath Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramath, bringing new dimensions to your billiards experience. Ci siamo persi la bocciata di Naderi, che ha realizzato solo 2 punti. Ecco, il nostro regista ce la ripropone nel 2 box. Sempre una gioco lungo quella di Naderi, perché è vero che il biliardo non rientra moltissimo e forse serve un po' di colpo o un po' più di sfaccio, però viaggia moltissimo verso l'esterno, infatti lo trovi quasi già al primo diamante della corta, no? Vedi?
Una caratteristica l'ha sempre messa lì, è partito sempre da posizionato sempre il pallino tra metà non riesce ad incandelarlo come, esatto, come ti esce spesso sì. Ovviamente mettendolo in una posizione un po' più vicina al castello è quella la ricerca che si dovrebbe fare. Lui cerca di farli o di prima o di seconda, chiaramente non ha avuto delle medie. Adesso è già la terza partita che vediamo Alessandro Naderi in sul nostro tavolo televisivo, non ha avuto delle medie eccezionali di bocciata. Sto cercando che lui fa il gioco di corbetta, vedi? No, diciamo che è molto difficile segnare, quindi fare il punto con quella bella boccia messa da Angelo, per cui ha preferito, credo, muovere il gioco, portare su pallino e essere sicuro di prendere il punto. E qui se attaccante è, credo che ci vada di striscio. Vedi? Ti sorprende? Io penso che la team risponde. Allora, gioca di due, eh? Gioca di due. Gioca corta, lunga. E la gioca anche molto bene Corbetta. Bravissimo, realizza 12 punti. Fantastico Corbetta. Bravo Angelo. Per adesso ha cominciato come aveva cominciato il primo set. Poi dopo... Senza lasciare ancora nulla sul campo. Esatto. È importante, l'ha fatti solo per lui. Poi dopo, con quella conclusione dove ha bevuto 20 punti... Sono quelle classiche scelte che si fanno perché devi dare o dai la mazzata al set, il taglio netto, dopo il rischio c'è, lo devi correre, per cui Angelo non ha problemi a correrlo e la corso. Infatti adesso Naderi si è messo abbastanza a distanza dal pallino. A debita distanza. Sì, ha preso il punto ma giustamente non ha voluto e credo che avvicinarsi Angelo troppo. Cercando di valutare se c'ha lo spazio per prendere quel pallino di calcio. Per poi segnare eventualmente con fare il punto con la boccia che è sul 40 superiore. Quindi di ritorno lunga, corta. Ah. Non trasponde. Risponde, corta, ma non c'è corta. La sua biglia che gli dà un po' fastidio? Lui sta solo valutando quello. Se la bianca che è sotto possa interferire con la traiettoria. Ma guardando questo posizionato non credo. Gli passerà molto vicino. Vediamo. Mandiamo lo Strator. Prendi il lecchino. Infatti. Anche se l'ho giocato con la forza del punto, non andava di realizzo. Di realizzo. Cosa che forse avrebbe dovuto fare Mari con lo striscio, giocando lunga e corta per il punto, molto più sicuro e meno rischioso di passare vicino a quella bianca che aveva là nell'angolo a destra. A sinistra dello schermo, ovviamente. Adesso ha perso la boccetta di vantaggio, quindi ora l'ultima boccetta sarà di Naderi. Fra la palla rossa e il pallino, grande di taglio lì in mezzo. Un po' strettina, rischio il birillo così, eh? Se il biliardo prende la calata, come addirittura. Vediamo la replay. Non so se... La traiettoria è stata stranissima. È vero che non era molto puntata, quindi ha battuto molto prima del diamante. Non è che guarda. Gli fosse partito un po' di effetto... Un po' da qui in poi, guarda da qui, quindi scende. No, qui è stato un evidente calo del tavolo. Infatti è rimasto molto sorpreso. O il tavolo o qualcosa attaccato alla boccia, a volte succede anche sta, quello, sì, magari sì. Un po' di sporco, anche se... Addirittura non credo neanche che abbia preso il punto. No. A guardarlo dall'alto no. Mi sembra sia rossa. Esattamente. Rosso. Che occhio, eh? Sono migliorato a livello di... Con due giorni solamente hai fatto passi da gigante. No? Adesso non so se la prossima volta ti mettiamo ancora Loris alle calcagne e vediamo come ti comporti. Naderi cercherà adesso realizzo in questa qua di lunga corta. Non rischia di perdere il punto, deve fare di misurissimo. La forza infatti... è perfetta, passa solamente un po'... Leggermente corta, però ha giocato con la forza perfetta. Peso troppo scarsa la biglia, però insomma conquista il punto che era già in cassaforte, non ha fatto disastri, quindi altra bocciata per Naderi. Vediamo se migliora il suo score, perché ne aveva realizzato solo due punti nelle ultime due bocciate. Vediamo se manterrà attenzione. Preso ancora più scarso questa volta.
pallino risale oltre la metà, ma neanche di troppo, si mette molto vicino alla lunga, una posizione molto anomala. Adesso vediamo come Angelo imposterà il gioco. Io credo che voglia andare, o andrà più che altro, molto molto vicino al pallino. È vero che ha l'angolo libero, una deri per fare il tiro. Invece va... No, gioca con la forza del punto. Angelo ha questo gioco di braccio dietro. Spesso, vedete, arriva, sa essere preciso in questo gioco qua. O magari adesso gli si aperte un po'. non un buon accosto, perché può lasciare anche gioco in apertura, risponde. E se il gioco vuole il tiro. Quindi sarà una trisponde veloce, Simone. Se la tira da lì. Sì, la tira comunque da là. Eccolo qua, si è impostato. Non ci poteva comunicare prima cosa ha tirato, quindi non sappiamo se era boccia o pallino, però... però ha preso il pallino e realizza 8 punti. Porta il pallino nell'angolo. 27-12. Non mette una seria ipoteca, ma si avvicina ai 50. Angelo non può fare altro che difendersi in questo momento. Sì, deve cercare di prendere il punto per limitare i danni, non concedere troppi punti di colore. Se riesce a incastrarsi lì, non so se riesce a mettere in difficoltà Angelo per prendere il punto, però almeno difficilmente prenderà gli 8 di colore. Alla fine il punto lo prende, portando via entrambe, incastrando il pallino nella buca. Ma lui forse voleva prendere ancora più grande la boccia bianca, in modo tale per che lasciare un po' più la sua attaccata vicina al pallino. Adesso Angelo poteva anche pensare di attaccare direttamente la rossa, no? Perché aveva comunque il secondo punto. Poi ha fatto una scelta anche saggia, si mette vicino al pallino. Normalmente col gioco in alto, se uno è attento, dovrebbe raccogliere per andare a bocciare. La Deri non ci sta però. Sì, qui chiaramente deve rompere la posizione. A una... Adesso giocando per il dritto dovrebbe uscire con il rimpallino. Bianca che spinge la rossa verso il pallino e dovrebbe uscire qua di traverso verso destra, sotto l'altra bianca. Ha preso un brutto rimpallo. Però alla fine ha preso il punto con la sua biglia che stazionava lì vicino all'angolo. Quindi prende il punto Corbetta, si guadagna la bocciata, va a 13, quindi 27-13 il parziale. Adesso diventa fondamentale abbattere quel filotto per stare attaccato un po' alla partita, per prendere fiducia. Realizzato 8 punti nella prima bocciata a disposizione. Poi un altro calcio da 16 e poi la disastrosa bevuta da 20. Risponde presente. Comunque questo biliardo ha la caratteristica di andare un po' via. Vedi, lui bocciando anche da molto stretto. Guarda, ha quasi sfiorato il 12. È stato quasi perfetto. Stava per fare strike. 10 punti. Mantiene il pallino. Ha costretto a bocciare un po' più forte per fargli fare quello. Infatti lui predilige il gioco magari molto più alto vicino al castello. Invece adesso è rimasto... A mezza via fa la corta e il castello. Quindi sarebbe l'altezza, guarda, dell'acchito del pallino, esatto. Chiaramente al gioco della stecca. Adesso arriva un po' lungo. Quindi offre il fianco, sì. Una giocata di tre sponde veloce per Angelo Corbetta. Molto spesso li gioca anche di taglio questi. Adesso forse giocherà tre sponde perché anche il pallino nell'eventualità che la faccia stretta. Quindi ha anche una presa di palla piena. Esatto. Questo qui passa però all'interno. E anche molto. Anche sbagliato di tanto. E anche molto. È un Corbetta poco preciso nel suo gioco. Questa caratteristica ho sbagliato basetta. La seconda. Vediamo ancora la partita. La questa volta è stretta. Esatto. È in sofferenza. Forse non ha preso il biliardo e fa fatica
a gestire questa apertura. Vediamo, cerco di ridisegnarla io, manda pure lo Strator Fabian. Prende pallina, ma non è... non combina nulla di che. Diciamo che adesso poco. Ho tre boccette. Devo cercare di portare giù quel pallino. Credo che proverà sì, per fare gli 8 di colore, no? Le 4 palle. Anche se ha solamente il gioco di taglio passando in mezzo alle due bianche per prendere quel pallino. Oppure provare a lo sponda palla alla bianca, segnare il punto e metterla al centro così. Metterla al centro del biliardo per poi calciarla dopo. Quindi il punto è assicurato. Il punto è assicurato anche perché abbiamo 27. 28 lì a terra. Se già facesse un 12 si porterebbe a bocciare a partita. A 10. E comunque preferisce anche mettere la seconda palla. Ah, il striscio la pallina. Perché comunque sia l'amico in fondo, l'amico sì, rosso. Sì, certo. Così forse ha già disegnato direttamente, sbagliandolo un po', i tre punti. Non lo so. Forse serviva l'arbitro per capire se il secondo... Non dovrebbe rischiare di perdere il punto, perché la presa della candela è interna, chiaramente, quindi... Il problema sai qual è? Che a parte lo giocherà pianino, credo. E se ti esce nell'abbondante rischi di perdere il punto. Dopo quella paura ormai non vai a cercare la perfetta. Certo. Quindi c'è da valutare due biglie sicure, c'è da valutare la terza. Sono delle scelte. Forse ha valutato questo per realizzare un po' di più, anche se secondo me... Ma dallo Strator c'è la misurazione. No, non c'è più la misurazione. Vediamo quanti punti vengono concessi, credo 5. 5 punti per Naderi, che si mette a 32. Vediamo se questa volta riesce a colpire quel filotto. Lo sta cercando da un po', perché... Sì, ha battuto molte volte. Questa è bella. Ma non si sviluppa in terza, sai? Secondo me invece va. Si è sviluppato, che occhio Simone. 6 punti in terza passata, 8 in totale, va 40-40-23. A riprova di prima, forse la boccia di Angelo o ha preso qualcosa dello sporco, perché adesso ho visto il pallino non è sceso moltissimo. Sì, no, ma ha preso sicuramente qualcosa, sì. Gli sta costando il set, però. Assolutamente sì, perché hanno bevuto 16 punti, è stata incredibile. Per nulla fortunato. Perché magari poteva anche essere leggermente sullo stretto, ma poteva avere 4, ecco, esatto. 8. Ci arriva da dietro. Una mano appunto a fondo biliardo, forse la prima abbiamo visto al centro biliardo in basso. Non lo so. Vediamo Angelo prendere la boccia in mano. No, l'ha preso. È arrivato di misurissima. Anche se ha toccato quel pallino. Questa sensazione che si allarga un bel po'. Sfila via, sì. Anche abbondantemente sfila via. È un errore di circa 2-3 biglie per Corbetta. Diciamo che Angelo sta facendo un po' questione col biliardo. Fa fatica a capire la risposta della sponda. Anche perché non è così semplice o usuale guardarlo sbagliare così molto, così tanto. Sì, anche perché insomma questo errore era di svariati centimetri. Adesso conquista il punto. Braccio fuori dal biliardo con grande sensibilità. Lui ha moltissima sensibilità in questo gioco di braccio, che è forse la parte più antica del gioco delle boccette, no? Adesso si predilige molto questo gioco di striscio con la mano sul panno. Come sta tirando in questo momento Naderi, che cerca di spingere il pallino verso la sua biglia, che si trova molto vicina alla corta. Perfetto. Anche perché lascia poco spazio a sua corbetta per intrufolarsi lì in mezzo. Dovrebbe fare un numero e trovare quel buchetto fra le due bianche. Ma ci andrà di 3 forse. Potrebbe esserci lunga corta cercando quel buco fra le due bianche.
di tre, se prendi lì con la bianca non segnerai mai. Ad essere perfetti penso che venga stretta in testa al pallino. Quindi di tre niente. Secondo me non c'è. Potrei provare una lunga corta e mettersi lì in mezzo, ma non è facile. Secondo te mandiamo lo strato? Secondo te c'è forse più strada così, dici? Può giocare perché ha il doppio lecco delle due bianche, no? Magari un pelo stretto, un pelo largo, potrebbe intrifolarsi lì in mezzo. Oppure di misurissima da fuori, le due sponde da fuori. Lui la gioca con grande sensibilità di braccio. Mamma mia, è passato vicinissimo alla biglia rossa. Sto camminando così, ha preso lo sfaccio alla bianca e non si è messo lì in mezzo. No, qui Naderi può fare solo danni, eh. Ma credo non li faccia. Io penso che lui va a cercare, sicuramente cercherà di mettere la seconda biglia perché lo porterebbe a 43. Vale la pena tentare, giustamente, sì. Ma non c'è rischio poi, di togliersi la gioca della misura, quindi non può assolutamente bere quelle, cioè lasciare quel punto. Non lo venderebbe mai. Questa forse è corta. Esatto, non arriva. Però chiaramente non ha fatto danni, va a battere chiusura 9 a chiudere. Bocciata per il match point poi, perché questa qui ha già vinto il primo set. Match ball per Naderi. Servono 4 birilli di cui uno rosso. Facciamo prima perché di lui, se no farebbe bazzica. Fa la bazzica poi. Si farebbe strano da solo più che altro, poi se cadono quei 4. E questa è bellina. Questa sembra viaggiare molto bene. Vediamo se molla un po'. Come prima. 4 punti però. Quello che però gioca sempre in maniera impeccabile Naderi è questa forza della corta con il pallino, perché sa del gioco di rimessa di corbetta e quindi... Secondo me se potesse farlo lo metterebbe anche sopra la sponda, se fosse possibile farlo. Però lo deve lasciare sul tavolo. Dovendolo lasciare all'interno del tavolo. Cerca di avvicinarlo il più possibile alla corta. E Angelo sta già cercando... Delle soluzioni, va subito d'attacco su quella rossa, tira uno schiaffo, lo prende pieno. Questa non mi sembra viaggiare molto male, cresce benino, però forse fa solo quattro, anzi addirittura nulla. Sa che deve cercare qualcosa perché il suo gioco non lo sta mettendo in condizione di essere competitivo, appunto. Ma a maggior ragione adesso però andrà a costo. Adesso per forza, anche perché se... non ha altre soluzioni, secondo me. Tirare non avrebbe più senso. Lascerebbe comunque sia molto molto spazio all'avversario. Li lascia anche così, perché quello piccolo spazio lì in mezzo... sì, esatto. Arriverà con una due sponde molto stretta. Viaggia molto bene questa qui di Naderi. Leggermente stretta, lui ha tirato sicuramente a mettersi nel mezzo perché diventava molto più difficile per Corbetta prendere il punto. Adesso Angelo cercherà questa due sponde in testa da rossa. Strato? Questa te l'ho fatta meglio, Questa è più bella la sua che la tua disegnata, sicuramente. Sì. Aveva anche vantaggio di arrivare in pizzicossetto e spostare il pallino, quindi sicuramente l'ha cercato quello. Perché se l'avesse fatta larga comunque rischiava molto di più. Adesso Naderi secondo me non ha molta scelta, se non forse un trasponde d'effetto. Arrivare lì. Dove? Disegnare il tre sponde vado totalmente a caso, perché con l'effetto che dà la mano, che danno la mano alla stecca, quindi non ho idea proprio che tipo di traiettoria possa fare. Leggermente stretta, non ce la fa a prendere il punto Naderi. Lascio due biglie a terra e devi tirare l'ultima. Poi diciamo che adesso ha lo spazio per arrivare, per incunearsi lì arrivando con due sponde molto stretto, anche perché l'ha tirato poco fa, per cui sa bene quello che il biliardo gli dà.
Esatto, da qui. Devo arrivare quella fessura, ci arriva molto con la misura, bene. Vedi, molto molto bello. Perfetto, Naderi. E qui dovrà rompere un po'. Dovrà arrivare con un po' di forza sicuramente. Adesso ne vediamo un po' poco da qui, però o la mezza rossa da un verso, forse anche dall'altro può essere buono. Credo però che la giocherà comunque nella mezza rossa, diciamo, alla sua sinistra. A far rialzare un pelino di pallino verso la sua. Secondo... Comunque è posizionata bene la boccia di Naderi, perché non è stato deciso nel tirare, no, queste due sponde a far risalire un po' il pallino o far punto magari con la sua che arriva. Non è facile prendersi questo punto. Infatti sta anche valutando di arrivare da fuori, vedi? Forse a prendere la sua bianca per far scorrere la rossa sopra l'altra bianca. Vediamo se gli riesce. Non so se gli è riuscito, ma forse serve l'aiuto dell'arbitro. È decisiva, perché qualora il punto dovesse essere di Naderi, data di lusso a Furbetta, data di lusso. Era molto difficile, ha fatto un bel tiro e se lo merita il pallino, se lo merita questo. Sì, sì, un premio sicuramente al coraggio, perché non era semplice prendersi quel punto. Bocciata per Corbetta. E comunque adesso il pallino molto vicino al castello. Se realizza la fila e si mette lì sotto, la fila c'è. Meglio ancora se per lui si prende anche l'altro birillo. Adesso il biliardo ha preso anche rientro, vedi, bello. Sì, poi mettendo il pallino molto vicino al castello, adesso è bella, più rientro. 34, stai sotto 16, sotto la fila, sotto il rosso da solo. E quindi Naderi, secondo me, non era ben donno di mettersi vicino. Cercherà forse di nascondersi in traiettoria, no? Sulla tre sponde sotto al pallino senza rimanere di fianco. Quindi si posizionerà bene o male qua. Esatto, uomo leggermente più dentro. Strator. Voli io leggermente più dentro, più in mezzo al centro del castello. Vediamo se va al posto se ha preso il quadratino. Guarda un po', gli hai fatto. Guarda un po'. Però secondo me a quel punto Angelo lo vede il tiro del pallino. Potrebbe esserci anche la palla. Infatti sta cercando. La palla forse non passa con questa inquadratura. Ma anche di tre sponde non credo che ce l'abbia. Il pallino. Visto l'apertura del biliardo prima, effettivamente credo che sia complicato. A meno che proprio non deve prendere, deve passare proprio a sfiorare quella rossa. Tipo quella rossa copre anche il calcio di corta, che è la specialità della casa. Che è la specialità della casa di Corbetta, sì. Praticamente abbiamo detto che Naderi ha messo una palla perfetta. Quasi perfetta. Molto, molto vicina alla perfezione, sì. Ho notato il double face di Corbetta, no? Con la basetta lunga sulla sinistra e corta la destra, a favore di telecamera sarà messa la basetta. Lui potrebbe, adesso non so se... non gliel'ho visto mai fare. Potrebbe giocare anche lo striscio veloce, lunga, corta, veloce a risalire. Che sarebbe una traiettoria un po' più stretta rispetto alle certo, tre sponde. Certo, che la tre sponde di americana. Di americana. Però penso che lui gioca così, è impostato per la tre sponde. Quello tira e vediamo se lascia quella rossa. È bella, io penso più di così era impossibile, ha fatto il massimo. Ha fatto un tiro, vediamo la replay, ma è passato vicinissimo alla boccetta rossa. Vediamo se piccato se c'era lo spazio di farla proprio perfetta. Se ce l'abbiamo, eccolo qua il replay nel two box. C'è passato vicinissimo. C'è passato di meglio, insomma, non poteva fare. Non so addirittura se l'abbia proprio pelata. Ci sta che abbiamo ha fatto il massimo con la rossa. Di striscio. Adesso, magari con lo striscio. Per la chiusura
Vediamo quanti ne realizza. Scazza. Se li realizza, passa di fianco al pallino, di fianco al castello. Non segna, non prende il punto. Rimane a 45 Naderi. Però il pallino penso sia sopra, quindi lo si può colpire direttamente, perché se il pallino fosse a cavallo della riga, comunque lambisse la riga, non si potrebbe tirare direttamente, quindi era costretto al tiro indiretto. Però credo che Corbetta gli abbia verificato che il pallino è tutto sopra. Ma di due, Naderi... e realizza 8 punti e chiude e vince i playoff. Naderi entra nella semifinale, giocherà contro Enrico Rosa, mentre l'altra semifinale vedrà impegnati Ricci contro Turroni. Quindi noi vi diamo l'appuntamento tra poco. Io ringrazio intanto Simone, lo troverete grazie anche nella ancora, prossima. Grazie ragazzi, bilanciale per adesso. E ci troviamo nella prossima telecronaca per la prima semifinale del campionato italiano delle boccette per la stagione 2021-2022. Rimanete con noi, a più tardi.